Ast, nuovo stop di 3 giorni per 2 linee produttive. Il 12 dicembre, primo incontro sul piano industriale. Il centrosinistra va all'attacco dell'amministrazione Bandecchi dopo i primi 6 mesi di governo. Casasola è l'uomo della settimana in casa ternana contro il Palermo, è arrivato il 3° gol in campionato. Benvenuti a questa nuova edizione del TG di AM Terni Television. Apriamo con le acciaierie. Nuovo stop di 3 giorni per 2 linee di produzione. Lo stop è scattato alle 6 del mattino del 28 novembre e finirà allo stesso orario di venerdì. L'interruzione del lavoro non penserà però sui lavoratori. La proprietà ha comunicato che non scatterà la cassa integrazione. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. Si fermano di nuovo 2 linee di produzione delle acciaierie di Terni, uno stop che costringerà l'area a caldo dell'asse a 3 giorni di stop. Le linee sono ferme da questa mattina alle 6 e lo saranno fino alle 6 di venerdì 1 dicembre. La decisione è stata motivata dalla proprietà per mancanza di volumi. Il personale interessato ha però comunicato l'azienda alle rappresentanze sindacali unitarie, potrà comunque recarsi al lavoro e non sarà necessaria l'attivazione della cassa integrazione. Le stesse rappresentanze sindacali unitarie sono state poi chiamate a un nuovo confronto con i vertici dello stabilimento proprio per il 1° dicembre per parlare delle questioni di viabilità interna e dei sacchetti mensa per i giornalieri. Il 12 dicembre è invece in calendario il 1° incontro con la direzione aziendale sul piano industriale, atteso da quasi 2 anni, un appuntamento che arriva quando sembrano ormai maturi i tempi per la firma dell'accordo di programma annunciata entro gennaio. E ora la cronaca. Incidente stradale tra gli svincoli di Terni Est e Terni Nord in direzione San Carlo. Un 18enne di origine ucraina se l'è vista davvero brutta. Il ragazzo al volante di una Ford Ka ha perso il controllo del veicolo impattando contro il muro di contenimento e finendo per ribaltarsi. Il 18enne fortunatamente ha riportato solo qualche contusione ed è stato condotto in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non preoccupano. E il maltempo ha causato diversi danni, in particolare a una macchina parcheggiata in via Prati a causa della caduta di un albero. Sentiamo i dettagli. Il maltempo degli ultimi giorni non accenna a fermarsi. Dopo una breve nevicata lo scorso sabato pomeriggio e un drastico calo delle temperature, la pioggia continua incessante a cadere su tutta l'Umbria del Sud e sembra che non darà tregua almeno fino al prossimo fine settimana. I rischi però sono legati al forte vento che come sempre causa danni anche ingenti. È il caso dell'albero in via Prati, sradicato dal terreno e caduto proprio sopra una macchina. Il tettuccio dell'autovettura è danneggiato poiché l'albero è caduto con tutto il suo peso su di esso. Sulla strada sono rimasti anche diversi rami ad intralciare il traffico, ma i disagi hanno riguardato anche altre vie cittadine come via Alfonsine, dove i vigili del fuoco con l'aiuto della polizia locale hanno dovuto tagliare dei rami che rischiavano di cadere dai pini marittimi al centro della strada, una situazione che tra allagamenti e alberi pericolanti va tenuta costantemente sotto controllo. Ed è stato denunciato a Foligno un italiano di 55 anni. L'uomo agli inizi di novembre aveva avuto una discussione con un albanese di 30 all'interno di un bar della zona di Prato Smeraldo. Usciti fuori dal locale, il 50enne aveva colpito l'altro al volto con un pugno facendolo cadere a terra. Era poi rientrato nella propria abitazione, poco distante, e ne era uscito con un coltello da cucina con il quale aveva ferito alla mano l'albanese. Poi sottoposto all'ospedale di Foligno a un intervento chirurgico con una prognosi di 40 giorni. I carabinieri, dopo aver raccolto sufficienti prove, sono risaliti all'identità dell'aggressore, denunciandolo per lesioni personali aggravate ed omissione di soccorso.
La follia delle persone non ha confini e la storia che ha per protagonista un cinquantenne calabrese residente ad Assisi, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, lo dimostra in pieno. Alcuni giorni fa l'uomo aveva realizzato una diretta Facebook in cui minacciava l'ex moglie e dopo aver inveito contro il personale dei carabinieri si è tagliato il braccialetto elettronico con una pinza. I fatti sono stati subito segnalati dai carabinieri alla compagnia di Soverato, dove l'uomo aveva commesso gli atti persecutori, all'autorità giudiziaria di Catanzaro, che ha quindi emesso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituendo il divieto di avvicinamento e di dimora con la custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato preso nella sua casa di Santa Maria degli Angeli dai carabinieri che lo hanno condotto nel carcere di Capanne. Passiamo ora invece alla politica. Dalla richiesta di un cambio di registro a quella di dimissioni, le minoranze del centro-sinistra in Consiglio Comunale si sono ritrovate dopo 6 mesi di governo Bandecchi per fare il punto su quanto è stato fatto o, come hanno sottolineato nel corso della conferenza stampa, su quanto non è stato fatto dall'amministrazione comunale. Sentiamo il servizio. Deve chiedere scusa agli uomini e alle donne di questa città, intervista che non è stata smentita. Poi, visto che si parla tanto di educazione affettiva in questo momento dove c'è un clima anche reso aggressivo dalla violenza verbale come quella che usa il sindaco Bandecchi, vorrei forse consigliarle una educazione affettiva anche a lui. Le minoranze di centrosinistra in Consiglio Comunale sono tornate a parlare del sindaco Stefano Bandecchi e della sua politica a distanza di 6 mesi dall'insediamento. Alla richiesta di scuse si è aggiunta anche quella delle dimissioni e di un netto cambio di registro. L'esperimento è fallito e che Bandecchi dovrebbe lasciare libera la città, dovrebbe dare le dimissioni perché Terni non merita di essere rappresentata in tutta Italia in questa maniera, non merita di avere un sindaco padrone, padre padrone, che usa le parole della violenza, dell'insulto per avere l'attenzione dei media nazionali per diffamare la città e diffamare tutti i suoi cittadini. Vogliamo dire basta a queste modalità arroganti caratterizzate dalle affermazioni del sindaco negli ultimi giorni nei confronti soprattutto dei consiglieri di minoranza, ma anche nei confronti delle donne. Avete visto sulla stampa che voi rappresentate nelle scorse ore. Noi vogliamo dare un messaggio diverso alla città, un messaggio che sia di pacificazione, di riconciliazione, di rispetto, ma anche e soprattutto di proposta. Le forze di centrosinistra hanno poi acceso i riflettori su quanto non è stato fatto dall'amministrazione comunale in questi mesi. La sanità, andiamo sempre più a rotoli. All'inizio, quando si è insediato a parlare con la Tesei, non si è saputo assolutamente nulla e qui, visti i risultati, penso che non abbia fatto assolutamente nulla. Abbiamo votato all'unanimità, quindi maggioranza e minoranza, per il riequilibrio di canoni idrici con questo grande supporto da parte dell'intero Consiglio Comunale. Sarebbe dovuto andare a parlare con i grandi fornitori per un riequilibrio, quindi mandare più soldi a Terni, non si è saputo più nulla. Questi sono i grandi capitoli sui quali Terni si giocherà i prossimi anni. E li stiamo perdendo. Deve ritrovare questa amministrazione un'etica pubblica, un comportamento che abbia rispetto degli avversari politici, e la nostra preoccupazione è per questa città, per questo territorio, perché riteniamo, pensiamo che questi comportamenti tendano, diciamo così, a coprire una debolezza dal punto di vista delle iniziative di carattere amministrativo e della soluzione dei problemi per questo territorio. Passiamo ora invece alla questione zona a traffico limitato. Una delegazione di residenti del centro storico è stata ricevuta oggi a Palazzo Spada per un incontro con l'assessore Iapadre. Purtroppo, scrivono i residenti in un comunicato, l'incontro ha avuto esito negativo con l'amministrazione comunale che punta dritto verso l'apertura della ZTL nel periodo natalizio, nonostante i numerosi punti di criticità evidenziati dalla delegazione.
Torniamo amareggiati da questo incontro, scrivono, perché nonostante l'ascolto che l'assessore Iapadri ci ha sempre permesso, le nostre rimostranze contrarie a questa decisione non hanno trovato accoglimento. Comunicandoci, concludono, che la sperimentazione in ogni caso deve comunque essere fatta e che purtroppo, morale della favola, dobbiamo arrangiarci. Quella del viadotto che collega Maratta a Gabelletta è una vera storia infinita. 2 anni di chiusura al traffico e la promessa della riapertura a novembre. Riapertura che ora è stata rimandata con un'altra proroga. La colpa sarebbe dell'ANAS e ora la speranza è che per il 2024 la strada venga riaperta. Sentiamo i dettagli. Avrebbe dovuto essere pronto e invece è arrivato l'ennesimo rinvio per la riapertura del viadotto Gabelletta-Maratta. Prossima data autorizzata dall'ANAS il 22 dicembre, se tutto va bene, e ormai abbiamo imparato che di intoppi ce ne sono sempre in abbondanza. Ma dopo mancano ancora le prove di carico e la maturazione del calcestruzzo, per cui ci vogliono dai 21 ai 27 giorni e anche il meteo gioca un ruolo importante. Insomma, il vecchio viadotto sarà riaperto al pubblico, forse per il 2024. Queste le novità emerse nel corso dell'ultima commissione consiliare durante la quale c'è stato un duro scontro tra le opposizioni e l'ingegnere Leonardo Donati, responsabile unico del procedimento, che però si è difeso dalle accuse mostrando uno scambio di mail con tanto di slide. Non è vero che il cantiere è stato fermo, ha asserito. I lavori non sono mai stati fermi. I motivi di questi ritardi risiederebbero in ragioni di sicurezza, su cui Donati ha affermato con convinzione che non ci si può permettere alcuna deroga, ma soprattutto nelle tempistiche dell'ANAS, che è la proprietaria della strada. L'auspicio di Filipponi e quello di tutti i cittadini di Terni Nord è che non ci siano altre proroghe. Nonostante la recente tregua, i cittadini sono preoccupati per le ripercussioni economiche della guerra in Palestina sulle loro tasche, dopo l'inflazione dovuta allo scoppio della guerra in Ucraina. Ma sentiamo quali sono i timori dei ternani nel servizio. Quali pensa che potrebbero essere le ripercussioni economiche per noi? Non ho le capacità sinceramente tecniche per poter dare una risposta. Sicuramente le guerre hanno, come la storia ci insegna, che hanno degli effetti negativi e sicuramente avranno anche delle ripercussioni nel medio e lungo periodo, ma io sinceramente non ho la capacità per poterle dire quali. Dovrebbe fare questa domanda a chi si occupa di economia. Quali pensa che potrebbero essere le ripercussioni economiche di questa guerra dopo quelle che ci sono state per l'Ucraina, insomma? Beh, se si ferma rimane così, però già tutti morti, tutti i casini, dopo subentra tutte cose che noi sappiamo o non sappiamo, perché i giornali scrivono quello che vogliono, i telegiornali quello che vogliono, e allora parliamo, ma solo chiacchiere e buttate là. E a livello economico secondo lei che ripercussioni potrebbe avere per noi? Per noi sono gravi, già era grave, adesso è gravissima. Perché i petroli, le materie prime ne importiamo, lavoriamo con questi paesi, quindi più focolai ci stanno e peggio è per noi. Quali pensa che potrebbero essere le ripercussioni economiche per noi? Oddio, non sono un'esperta di geopolitica, però in un mondo globalizzato, ecco, ripeto, poi sono molto vicini anche geograficamente, tante persone anche in Italia, insomma, provengono da quei paesi o vanno in quei paesi regolarmente, quindi certo non possiamo sentirci non toccati da questi conflitti, è impossibile. E nel breve periodo, secondo lei, quali potrebbero essere le ripercussioni per noi occidentali? Già sono state parecchio, perché già hanno aumentato il gas e hanno parlato del 30-40%, il petrolio che viene tutto da laggiù, tanto penso che la destinazione nostra sarà morisce di fame. Quali pensa che potrebbero essere le ripercussioni per noi a livello economico? Ce l'abbiamo già, sembra che il gas aumenterà del 20-30%, il petrolio, perché i grandi fratelli del mondo che ci governano e ci sovrastano prendono al balzo tutte queste cose anche per fare il loro business e anche questo è terribile. Quali potrebbero essere secondo te le ripercussioni economiche che potremmo avere noi? Allora, noi ne risentiamo sempre più o meno, perché comunque non è che siamo un paese a sé e non ci disinteressiamo affatto dello scenario geopolitico attuale,
Quindi comunque penso ne risentiremo, anche perché se dovessimo mai inviare aiuti di qualsiasi genere comunque dovremmo andare a ledere le nostre risorse. Si svuota il monastero delle Clarisse di Montecastrilli, un monastero che nonostante la clausura delle suore era però entrato nel cuore di tutti e oggi che si svuota il pensiero è molto amaro per un'epoca che sparisce definitivamente. Alcune suore sono destinate a Lucca, altre ad Assisi, altre ancora ad Orvieto. Ieri mattina alle 8:30 l'ultima messa, poi il silenzio fin quando non sarà chiara la destinazione di un luogo non solo sacro ma anche tanto caro ai residenti e ai fedeli dei paesi limitrofi. Cambiamo argomento, Umbria Libri torna a Terni. Dal 1 al 3 dicembre un lungo e ricco calendario di eventi animerà alcuni luoghi della città. Ma vediamo tutti i particolari nel prossimo servizio. Umbria Libri torna a Terni, lo fa per il secondo anno consecutivo e con scritture d'inverno, 3 giorni dalla 1 al 3 dicembre intensi e tutti da vivere nei 4 luoghi scelti per questa edizione, che sono BCT, Palazzo Gazzoli, Palazzo Montani, Leoni e il Teatro Secci. L'anno scorso Terni è stata la mia prima vera esperienza di direttore artistico. Mi ricordo c'erano Mario Tozzi e Donato Carrisi la prima sera, il venerdì, siamo arrivati, c'era pieno di gente ovunque, ho detto mamma mia, che ci sono rimasto stupito anch'io, ma dove spunta fuori tutta questa persona? Ed è continuato così per tutto il weekend, abbiamo rifatto Umbria Libri Rob e di nuovo. Quindi da un punto di vista, come dire, estetico, quantitativo, sappiamo, per fatto diciamo, di esperienza, 2 su 2 qui su Terni con appuntamenti sono andati molto bene. Quest'anno secondo me, abbiamo messo in piedi un cartellone ancora più forte dello scorso anno, più articolato su tutte e 3 le giornate, per cui le aspettative sono ottime. I 2 eventi serali, cioè Metti un lì e la serata mia con Andrea Perroni, il venerdì e il sabato, sono già tutti e 2 esauriti. Sviluppo Umbria è l'ente organizzatore della manifestazione Umbria Libri, questo affidamento ci viene dato ogni anno dalla Regione Umbria, quindi noi organizziamo e coordiniamo sia la partecipazione delle case editrici che espongono i loro libri che il coordinamento della ospitalità degli scrittori, quindi di tutti gli ospiti che arrivano in questo caso a Terni, dove davvero dobbiamo dire che Umbria Libri è sempre più importante, è una manifestazione culturale che si rivolge alla cittadinanza con momenti di approfondimento culturale e di grande spessore visti gli ospiti, ma anche è un momento di promozione del nostro territorio. Terni si conferma essere dunque una città particolarmente vivace, come l'ha definita in conferenza stampa. Assolutamente sì, ci sono molte contaminazioni culturali, ho ricordato anche in conferenza stampa il coinvolgimento e quindi questa fattiva anche collaborazione con la Fondazione Carit, con il Presidente Carlini, dove sabato 2 mattina ci sarà la presentazione della mostra con la presenza di Costantino D'Orazio, che già lo scorso anno abbiamo iniziato a collaborare proprio con la Fondazione all'interno del programma Umbria Libri, e quindi credo che questa contaminazione fa sì che Terni possa diventare davvero la città culturale per le tante iniziative che si stanno portando avanti, ma tutto ciò ha anche un risvolto che non dobbiamo mai sottovalutare, che è un risvolto economico per la città in termini anche di presenze turistiche e di veicolo importante per attrarre tanti appassionati, turisti e visitatori che verranno a visitare la nostra Umbria, in particolare Terni e le sue grandi bellezze che potrà offrire. E questo era l'ultimo servizio per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento ai prossimi spazi informativi di AM Terni Television, sempre su canale 84. Arrivederci.